a questo video lasciate 5.000 commenti e 20.000 like, la nostra Graziana si impegnerà a mangiare l'intero menù del KFC o del Burger King. Finalmente, dopo tanto tempo, Graziana andrà a mangiare il triplo di ciò che mangio io. Grazie. Sei felice? Ma faccio. Sempre delicata, Graziana. Hola, yes, family, qua Fabio. Benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno. Vi dico già da subito che siccome Graziana è una piccola pussy, e sicuramente dopo la colazione mi avrebbe detto io ce la faccio a mangiare quando mangi tu, tu sei un animale. Perché è vero. Ho deciso di fare le cose un po' più soft per poi arrivare alla fine ad aumentare. No, non lo mangio, scusami. Io qui ti voglio, piccola biondina in difesa. Se non mangi il triplo di ciò che mangio io, subirei una penitenza. No, perché tu non l'hai, no, tu perché non l'hai fatto la scorsa volta. L'altra volta tu mi hai riempito come un bufalo. Tu la devi smettere di inventarti le regole per tutto. Ragazzi, io lo faccio per il content, lo faccio per voi. Qui abbiamo dei caffè, signori, e qui abbiamo delle altre robette che vedrete dopo. Fortuna non hai preso il cornetto, perché e ti ho detto che è più easy, però non troppo. Signori, parte da ora il Pepios versus Graziana. Bello schifo oggi. È amaro come la mia vita. Puoi berne qua? No, finiscitelo. Ovviamente, ragazzi, faremo come l'altra volta dei tagli super rapidi per farvi vedere che Graziana beve tutto. Primo, super rapidi, ho detto. Questa sera la farò crepare, ragazzi, fidatevi. Uno, andato. Boom. Ma sei un aspirapolvere, bro. Maron. Eccola là. Per un pelo. Di Claudio Bisio. Eccoci qua, uno. Qui sono tutti, sono tutti qui. Quattro qua. Al posto dei cornetti, sono stato molto buono. Vediamo. Forse. Non so se sono stato buono in realtà, però sembra. Oh, che cazzo. Madonna, che bombe sono. Sono più piccoli, però forse più calorici. Quindi è da capire un po'. Ma ti sazieranno meno. Eccolo qua. Non so che gusto è, sarà cioccolato normale. Sembra cioccolato. Molto pesante. Oh, dai. Vedi i tre cornetti? No. È Nutella allo stato puro, praticamente. Sì. È mappazzone invece, non che non è mappazzone. Un po'. Che si ingravalla tutto nei denti. Ingravalla. Un saluto alla comparsa qui dietro che sta facendo finta. In realtà l'ho pagata per passare da dietro a Graziana e fare scena. Uno, andato. Si sazia già? Vai, ingolfati. Vado col secondo. Vai, vai. Bello che mezz'ora di video loro lo vedranno in due minuti, tutto ciò che hai mangiato. Io il terzo non me lo mangio. Certo, lo dici. Ma non puoi perdere già da ora. E che penitenza c'è? Lo saprai alla fine. Più non mangi, più sarà cattiva. Olè, secondo per la nostra ingordigia. Ingordigia. Olè! Signori, la campionessa della colazione, Graziana! Tra un po' passeremo al pranzo. E anche per il pranzo una cosa soft, ma non troppo. Sei pronta? Hai già intuito? Sono stato buono, ragazzi, sono stato ancora buono. Però vi ricordo che se Graziana non dovesse farcela, aumenterà sempre di più la penitenza. Per ora non c'è penitenza perché la colazione l'ha fatta. Ma è qua che si vedono i veri campioni e i veri sconfitti. Posso dire che mi hai rotto le Ti vogliamo ricordare che cosa mi hai fatto mangiare tu a pranzo? Una leggera insalata. Beh, ciò significa che la nostra Graziana dovrà mangiarne 3 di pacchi. Strike! Una buona dieta bilanciata prevede sia ovviamente insalata, ma anche la felicità al quadrato. Dei magnifici cordon bleu. Beh, non è proprio in dieta. Sì, ma 3! Dove me li devo mettere? E ovviamente per Graziana 3 cordon bleu. Non ho molta fame oggi, però mi sforzerò per Graziana. Fa proprio c***o questa cosa, però è la cosa più leggera che ho trovato. Nell'occhio! Come cacchio! Ma non esce. È finito il sale, però. Ah, non hai manco il sale in questa casa. Uno è buono. Tre non lo so. Mamma. Tua sorella però è leggero. Uno. E sono pieno, io me le mangio tutte. Che cavolo, ridi. Non è un mio problema, bro. E dove sta scritto che questo è un problema mio? Hai la forchetta rosa. Perché, ragazzi, vi spiego una cosa. Anche se il cibo è leggero, il nostro corpo non va a calcolare che il cibo è più calorico o meno calorico, ma conta quanto tu ne mangi, cioè la quantità. Tanta insalata ti sazia, perché io sarei stato molto buono. Ma qualcuno ha fatto la
nell'altro video. Facetemi mangiare quello con la cannella. No, non l'hai mangiato poi. I trollini hanno messo 30.000 like. Sì, ma siete strong. No! Andiamo a prendere l'acqua. L'hai frizzante? Sì. Prego. Grazie. Momento relax. Grazie. Yours Family, vi propongo una sfida. Se a questo video lasciate 5.000 commenti e 20.000 like, la nostra Graziana si impegnerà a mangiare l'intero menù del KFC o del Burger King. Tu mi hai rotto all scatole, ammira. Ce ne veniva una. Ti chiamavano Speedy Gonzales del Cordon Bleu, un cibo per le disgraziate. No. Fine. La prima metà. Ma come cazzo? Fine la prima metà. Ah, non ce la faccio più. Sono troppo contento che devo mangiare solo una porzione, non tre. Fine cotoletta, amici. La champion. Mi sta uscendo l'insalata dalle orecchie. 50 dalle orecchie non è un problema. Quasi non ce la farò mai a mangiarle. Finisci l'insalata. Finisci la cotoletta, così hai solo tre penitenze. Ho finito tutto. Ah, lascia così incompiuta quest'opera. Non mi interessa. Quindi ti sei guadagnato il titolo di Pussy del pranzo rispetto al magnifico Pepius. Mi sono mangiato due cosi. Se ci fosse stato Gischianto avrebbe mangiato tutto in questo momento. Chi? Maestro, la scusi. Questa è una cosa bella da mangiare. Il problema è sempre la quantità. Per ora Graziano ha accumulato 3 penitenze. Ma ora c'è il mio voto che può confermare o confermare la situazione. Posso dirlo che ti odio? No. Scegliene una. Cioè, a me piacciono le patatine da quando? Da sempre. Ma se mi fanno venire la nausea! Boh, qua. Questo è mio e questo è tuo. Ah, che bello, ragazzi. Io ora mi metto qui così. Mi gusto le mie belle patatine. Signore San Carlo, se vuole, il vostro amico Pepios è qui per sponsorizzare le patatine. Mi contatti. Signor San Carlo, se vuole. È in canzese San Carlo? Sì. Signor San Carlo, allora. Tutto San Carlo. Signor San Carlo. A me le patatine mi fanno venire la nausea. No, ma tu sei una discarica, non ti piace niente a te. Puoi non mangiarle, aumenta solo la penitenza. Ho paura. È meglio. Ah, faccio, figurati se ti piacevano. Ma no, puzzano. Signor San Carlo. No, non San Carlo, signor San Carlo, non perché puzzano le patatine, ma perché puzzano perché ne sto mangiando troppe. Scelga uno sponsor serio, signor San Carlo, non Graziano. Un pasto. Ma non fa cadere più giù a terra. È finito? Boom. Passiamo al numero 3. No, basta. Oh, si arrende. Non lo mangi? 4 penitenze per la nostra Graziana, signori della corte. Ci vediamo alla cena, ragazzi. Sto per vomitare. Molto saporito sarà la cena. Molto saporito il mio vomito. Stiamo pappando alle 8 meno un quarto. E in macchina. Perché questo? Ho dimenticato. Non si è sentito? Ho dimenticato le chiavi. Come? Ho dimenticato le chiavi a casa. Abbiamo. Ok. Non uno, non due, non tre, non quattro. Non quattro, invece sono quattro. Ne devi mangiare tre. Non ne mangerò mai tre, tanto. Cioè, non mi posso mangiare tutti questi cosi. Ma che cavolo. Ah, tra l'altro abbiamo anche un ingresso a Gardaland. Quindi se lasciate 30.000 like andiamo anche a Gardaland. Sì, ma io non ho fame. Tu non devi rompere le palle. Potevamo mangiare più tardi se solo avessi preso le chiavi di casa. Ecco qui il mio Pokeball. Ne devi mangiare tre. Se ancora prendo la salsetta, non finiremo più. Buono? Non molto. No? A meno che il signor Poké vuole sponsorizzarci. Signor Poké, smettila. Non è delle cose migliori che abbia mangiato, perché ci mette questa rucolina. E infatti me lo sto dicendo, mica si mette l'insalata. Signor Poké, noi siamo dando dei consigli. Se vuole possiamo fare il Poké del Pepius. Poké Yos. No. Il Pepius ce l'ha fatta. La nostra Graziana è incredibile. Ma è ancora tutto lì. Dato che il Pepios non pensava che Graziana facesse così schifo a non mangiare, non ha abbastanza penitenze, quindi useremo tutte le penitenze che ho al massimo. Mi sto, signori, preoccupando. Siamo qui oggi perché la nostra Graziana deve rispettare una penitenza. Ti odio. Quanto sono professionale col microfono in mano. Dai. Non si
sei giusto. Perché nemmeno tu le mangiate le cose tutte. Alla fine io non ti ho fatto niente. Questa è la mia vendetta per la ruota delle penitenze, il nostro primo video sul canale. Di le tue ultime parole. Va. Benissimo. Piano. Oi. Oh. Oh, aspetta, aspetta. Non puoi fare come vuoi. Stai zitto. Questo è il ringraziamento. Per anni che la sopporto. Pure stai zitto. Te lo direi io. Oh. Valentino, ti spacco. Io non voglio sporcarmi le mani però. Ogni uovo, 4.000 like, ogni uovo spaccato in testa a Graziana. Sei arrivata a 50.000 like, sono due confezioni. 4.000 like, che vuoi con 24.000? 24.000 like. No, le sgarbe. Ah, io mi ho fatto un male cane, la fessaccia di tua sorella quella. Uno. Sto scolando. Devi dire, ti prego signor Pepio. Stai zitto. Tua madre. Come, mia? Mia? Ah, io. Graziana alla coc. No! La macchina! Olè! L'ultimo, signori, questo lo dedico a tutta la Yos Family e a tutti quelli che mi vogliono bene. Io no! Io ora vado a casa e ti lascio qui. Dai che sto sguardando, mi schifo. No, i fazzoletti a casa. Ti do un bacino di questo. Vai a fa... No, scusa, scusa, scusa. Ragazzi, sono stato un po' cattivello. Però erano mesi che stavo covando questa frustrazione verso Graziana. Che uova stai covando? Perché mi ha veramente fatto troppi scherzi e dovevo vendicarmi. L'abbiamo persa. Ragazzi, al vostro Pepio sti quartiere è tutto. Iscrivetevi che dobbiamo arrivare a 500.000 iscritti. Dobbiamo spaccare i piatti. No, ti spacco la testa. Basta spaccare le cose. Bella, raga. No, non mi hanno toccato.